Non va al di là dello 0-0 in trasferta il comprensorio Corace sul campo del Petronà e quindi si fa rosicchiare punticini in classifica dal Pianopoli, un Pianopoli che è andato a vincere a Sersale contro la Sersalese per 3-1. Quindi attualmente le posizioni sono 30-26 per il comprensorio Corace. Invece non viene disputato, o perlomeno non viene completata, la partita tra Casabona per lo Sport e la terza in classifica l'Amatori Le Castella per un malore dell'arbitro che è intercorso al 33esimo del primo tempo quando il risultato era sull'1-1, quindi il malore dell'arbitro che ha impedito alle due squadre di poter continuare. La gara dovrà essere ripresa da questo minuto e su questo punteggio per vedere come andrà a finire per appunto chi riuscirà a prendere a prevalere oppure eventualmente se dovessero confermarsi nel pareggio. Prima vittoria per il Palermiti che riesce a battere la Maroni con un gol, non gol, dobbiamo dire la verità e onestamente, di Starace che è un tiro che dal limite batteva sulla traversa e poi ritornava in campo ma nettamente sulla linea fuori e non aveva superato appunto questo qui la linea di porta. L'arbitro non se ne è accorto, anzi in quella occasione probabilmente c'era anche un calcio di rigore a favore del Palermiti, ma l'arbitro ha messo tutti d'accordo mettendo indicando il centrocampo e quindi assegnando il gol al Palermiti. Nel secondo tempo addirittura la squadra in trasferta, la Maroni, ha avuto un calcio di rigore anche in questo caso abbastanza benevolo segnalato dall'arbitro, un arbitro che obiettivamente non è stato all'altezza di tutta la partita, che addirittura rigore sbagliato parato da un giocatore, da Starace stesso, che era dovuto andare in porta a sostituire il portiere del Palermiti espulso e poi fatto ripetere perché un giocatore del Palermiti era entrato in aria. Fa a scuola ormai la televisione, si vede che quello che vedono in TV poi lo fanno ripetere, applicano il regolamento se c'è da applicare. Comunque lo ribatte di nuovo il giocatore della Maroni e questa volta lo manda alto sulla traversa, per cui il risultato rimane sull'1-0 e quindi consente alla squadra del presidente Truglia la prima vittoria, i primi tre punti che consentono alla squadra stessa di non essere più ultima in classifica da sola, ma raggiungere il San Nicola Carfizzi. San Nicola Carfizzi sconfitto in casa dall'Academy Strongoli e a 5 punti anche per la penalizzazione, l'avevamo accennato, sottolineato quando non si era presentata l'altra domenica e quindi contro il comprensorio, qui aveva un punto di penalizzazione, quindi 5 punti per tutte e due le squadre che sono in fondo alla classifica e dovranno giocarsela proprio per evitare l'ultimo posto. Per il resto c'è da dire soltanto che è un campionato molto corto, lo sappiamo, l'abbiamo detto, è già stata giocata la 13ª giornata, adesso ne mancano soltanto 5 alla fine e questa è una cosa strana per un campionato di seconda categoria, solo 18 giornate con 10 squadre e significa davvero che c'è un po' di crisi nel mondo del calcio, specialmente a questi livelli e forse anche a tutti gli altri livelli.